Tiziano Rossetto, Tiziano Rossetto Sindaco, Monica Lazzaretto, Partito Democratico, Cittadini Uomini e Donne per il Cambiamento, Monica Lazzaretto Sindaco, Bruno Fabbri, Cittadini per l'Italia, Andrea Cosentino, Lega Nord, Liga Veneta, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Massimo Zambolin, Movimento 5 Stelle. Moderano il confronto Giacomo Visentin e Cecilia Bacco di Estensione. Il confronto sarà strutturato all'americana, 4 o 5 macro domande uguali per tutti i candidati con tempo definito e limitato al fine di tenere alto il ritmo del dibattito, di favorire risposte stringate e concrete incentrate sul proprio programma elettorale. A seguire ampio spazio alle domande del pubblico in sala e di quello a casa che interagirà con Facebook e Twitter. Buonasera a tutti, siamo qui alla sfida per Avalo organizzata da Estensione, un applauso intanto di apertura per iniziare il grande visita. Stasera siamo qui con i 6 candidati sindaci della città termale, li abbiamo riuniti tutti quanti, non è stata un'impresa da poco come potete prevedere. E siamo curiosi di avercela fatta, ne faremo altri di questi dibattiti. Questa sera siamo ad Avano e siamo molto felici di cominciare da qui il nostro tour elettorale. E Estensione, che è l'associazione nonché il blog giornalistico che organizza questa serata, è un'associazione appunto di promozione sociale creata da una 25ina ormai di ragazzi di tutta la bassa padovana che tentano di fare i giornalisti. Se volete collegarvi sul nostro sito www.estensione.org sono tante notizie, ultimamente un po' meno perché siamo in crisi da tirocini in tesi, siamo tutti studenti universitari, e sulla nostra pagina Facebook si chiama Estensione, da circa 8.000 mi piace. Abbiamo anche altri social, ma questo è il principale dove pubblichiamo tutte le notizie, le foto, gli eventi che facciamo sia come associazione sia come giornale. I puristi non ci leggono il giornale, ma noi ci proviamo, sai, tutto magari entreremo una testata giornalistica vera e propria. Torniamo al dibattito di questa sera. Volevo ringraziare innanzitutto chi ha permesso l'organizzazione di questa serata, lo ringrazierò anche alla fine, ma giusto farlo subito, perché poi alla fine magari si dimentica, e sono chiaramente i ragazzi di Estensione, quindi Cecilia, come me, che sono già convisitissimo del fondatore di Estensione, Cecilia insieme a me modererà il dibattito. Sotto di me ci sono Alessia Crivellaro e Olivia Pantaleo che gestiranno la parte social del confronto, perché siamo in diretta Twitter e con l'hashtag Sfida per Avano. Su Twitter potete farci le domande che poi noi gireremo ai candidati nel corso della seconda ora del dibattito vero e proprio, e facciamo anche la diretta con le televisive streaming, e potete porre le domande ai candidati anche sull'evento Facebook ufficiale che è Sfida per Avano. Sfida per Avano, confronto elettorale per candidati sindaci, lo trovate su Facebook e vi potete pubblicare domande che noi dopo gireremo. Come funziona il dibattito? Il dibattito si divide in due parti principali. La prima inizierà ora e è un'ora in cui i candidati avranno 2 minuti a testa per ciascuna domanda, per 5 domande. 5 domande che toccano temi centrali nella vita della cittadina di Avano, che sono ovviamente turismo e termalismo, sociale, eventi, infrastruttura e sicurezza. Possiamo risentire. La seconda ora arriveranno le domande del pubblico nella seconda ora. Chiaramente, breve regolamento di questa seconda parte. I candidati consiglieri non possono fare domande, capirete che è una questione di correttezza. La domanda deve essere presentata da un soggetto che si presenta con nome e cognome e deve essere rivolta a tutti e 6 i candidati sindaci. Noi cerchiamo di mantenere la massima imparzialità per questo dibattito, quindi cercate di capire se le misure sono un po' restrittive, ma noi vogliamo sia un dibattito propositivo, quindi sui programmi, e i candidati lo sono già perché l'abbiamo già spiegato, non polemico, lo so che è dura, non provocatorio, quindi incentrato, lo ripeto, sui programmi. Ci saranno al massimo 2 infrazioni di questo tipo, nel caso qualche candidato replica all'altro in maniera, come dire, provocatoria, scontrosa, eccetera. Alla seconda infrazione il tempo a disposizione del candidato verrà dimezzato l'intervento. Quindi capirete che, e forse loro lo capiscono,
e dovranno essere più corretti possibile. Noi siamo pronti, stiamo per cominciare e dunque ringrazio in extremis, stavo per dimenticarmi, gli sponsor di questa serata, perché senza di loro non sarebbe stato possibile organizzarla a livello economico, perché purtroppo sono dei costi anche economici nell'organizzare serate come queste, e sono Sandra Storica Moda, Carrozzerie Estense, Tipografia e Cartoleria Apostoli, Store Io Amo, Borse e Accessori di Stile di Avalon Carmo. Vi ringrazio, ora cominciamo con le domande preparate da noi moderatori. Ogni candidato avrà, ripeto, 2 minuti per esprimersi, al termine del quale scatterà un gong che sentirete in tutta la sala. Grazie. Prima però, dimenticavo, 2 minuti di presentazione per ciascun candidato che presenterà se stesso, la propria lista, insomma, a discrezione dei 6 personaggi che sono alle mie spalle. Inizierà dalla mia sinistra, l'attuale sindaco Luca Cavoli, il candidato. Secondo il riferimento, sinistra destra, dalla mia parte, dalla vostra parte, destra sinistra. Ogni domanda inizierà un altro candidato, per esempio la prima domanda inizia Luca Cavoli, la seconda Andrea Cosentino, qui è così, a turno. Tutto chiaro? Adesso cominciamo, grazie. La parola direttamente al sindaco e al candidato Luca Cavoli. Cercherò di essere cercherò di essere breve. Luca Claudio, sindaco della città di Avalon Terme attualmente. Per chi non mi conosce, ho cominciato 5 anni a gestire l'amministrazione di questa città. Abbiamo iniziato un percorso molto particolare, un percorso senza partiti, una lista civica fatta di esponenti liberi. Abbiamo iniziato con 3 liste e 2 affiliate l'anno scorso, siamo arrivati ad avere 6 liste. È una squadra che vuole crescere, che si propone per continuare. In realtà il nostro input è quello del continuare a lavorare, del continuare a dedicarsi alla città, di continuare ad implementare i servizi e cercare di affrontare un momento che comunque è sicuramente difficile, non solo per la città di Avalon Terme, ma per un'economia nazionale, uno stato di diritto abbastanza confuso. Noi ci proponiamo, per continuare molto semplicemente, il nostro programma è la continuazione di quello dell'anno scorso, con alcune voci che sono state raggiunte, altre che sono state modificate in corso, altre in corso d'opera ed altre che sono state portate avanti in questo periodo. Non ho altro da aggiungere, perché credo che già ci si conosca molto, almeno personalmente. Buonasera a tutti, mi chiamo Andrea Cosentino, rappresento la coalizione Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ho già esperienza amministrativa e sono commercialista e penso che il primo ringraziamento vada comunque a tutti i miei collaboratori, a tutte le persone, a tutti i ragazzi che con me stanno facendo questo percorso. Sono tutte persone che meritano di avere soddisfazione e io spero di poterli ripagare di questa loro fiducia. Per quanto riguarda le motivazioni perché gli aponensi dovrebbero votare la nostra coalizione, è perché Avalon ha bisogno di uscire da questo isolamento politico, Avalon ha bisogno di avere i contatti con Padova, Avalon ha bisogno di avere i contatti con la Regione, Avalon ha la necessità di essere inserita nei circuiti che contano e Avalon ha la necessità di ritornare a pensare in grande. Avano merita di più. Noi saremo, chi ci voterà, saremo in grado di ascoltare tutti. Noi vogliamo non essere gli amici degli uni e nemici degli altri, noi saremo amici di chi ci ha votato e di chi non ci ha votato. Ascolteremo le categorie che ci sono vicine e le categorie che eventualmente dichiarano di non esserci vicine. Noi cercheremo in tutti i modi di dialogare con tutti quanti voi, perché Avano ha bisogno di uscire non solo dall'isolamento, ma anche da questo meccanismo dove in qualche modo o si fa parte di una coalizione o si fa parte dell'altra, e questo non va bene. Da ultima cosa vorrei anche ricordare un altro aspetto, che è quello
che ovviamente tutti siamo uguali, tutti siamo portatori degli stessi interessi, tutti abbiamo pari dignità e per cui la partecipazione sarà per noi l'elemento essenziale, i consigli comunali devono essere alla portata di tutti, le informazioni devono essere in egual modo condivise con tutti e noi faremo in modo che questo aspetto, e cioè la democrazia della politica, Abano, il Consiglio Comunale e quant'altro siano alla portata di tutti. Per noi è importante perché è essenziale ritornare a delle regole chiare, valide per tutti e rispettate da tutti. Grazie. Buonasera a tutti, sono Massimo Zambolin, sono qui a rappresentare il Movimento 5 Stelle anche per Abano Terme. La nostra lista si è composta in un bel po' di tempo, noi stiamo lavorando dalle precedenti amministrative per questo traguardo. Non abbiamo avuto nessun rappresentante nelle istituzioni qui ad Abano fino ad ora e ci proponiamo di averne uno nel più breve tempo possibile. Scusate, sono un po' impacciato, sono abituato a cantare magari davanti a un pubblico ma a parlare un po' meno. Il Movimento 5 Stelle cosa si propone? Si propone la trasparenza come fondamentale traguardo per ogni amministrazione. Cosa significa trasparenza per noi? Significa che ogni cittadino può in qualsiasi momento poter accedere a quelle informazioni che sono vitali per lui. Molte volte troviamo degli ostacoli ad avere qualche informazione negli uffici. Noi cercheremo di rendere trasparente tutto, dal bilancio alle scelte che non vengono normalmente condivise. Sempre ovviamente rispettando gli obblighi di legge, perché per noi la legge è fondamentale e deve essere la guida e il nostro fronte unico. Vi ringrazio. Sì, buonasera a tutti, io sono Bruno Fabbri, sono un medico dello sport, un medico delle terme, anche io ho avuto l'onore di avere con il sindaco Pillon un'esperienza amministrativa che ricordo con molto piacere e per quello che riguarda il fatto di presentarmi le elezioni, io credo che il prossimo quinquennio per il nostro territorio, che ricordiamo il territorio termale, sarà decisivo per il rilancio del termalismo, decisivo anche per recuperare il nostro ruolo in ambito anche internazionale, per recuperare così quel lustro e quella immagine che a mio avviso in quest'ultimo periodo è stata persa. Io mi presento con la Rete Civica Cittadini per l'Italia. Metto al primo posto naturalmente anch'io il metodo di condivisione di trasparenza qualora fossi investito di responsabilità istituzionali e naturalmente metto al primo posto la nostra identità, le nostre radici che non dobbiamo mai dimenticare, che sono appunto quelli di una città termale. Poi naturalmente anche sarà importante ragionare, ne ragioneremo stasera, in termini di sicurezza, in termini di associazionismo, in termini di infrastrutture. Ma quello che noi non dobbiamo mai dimenticare, ripeto, è che togliere il suffisso Terme alla nostra città, far morire il termalismo, significherebbe comunque la morte della nostra identità. Vi ringrazio. Buonasera a tutti. Ringrazio i due giovani che hanno voluto organizzare questo evento, perché portare tanta gente ad Abano ad occuparsi della città e a parlare della città, ma con un'iniziativa promossa da gente giovane, mi sembra una bella opportunità. Sono Monica Lazzaretto, sono di Abano, sono un'insegnante, ho lavorato 30 anni. Mi occupo di progettazione sociale, ho un distacco dal Ministero per la formazione dei docenti del Veneto nell'area della prevenzione del disagio minorile, per cui mi formo e formo i docenti per riuscire a tenere vicini i ragazzi, a non perderli per strada e adottare un'ottica di inclusione sociale.
Mi sono candidata alle primarie insieme a Francesco Pozza per una coalizione che vedeva i Cittadini per il Cambiamento e il Partito Democratico che demandavano alla città la possibilità di scegliere il proprio candidato sindaco, per cui non mi sono candidata direttamente, mi sono proposta, ma poi sono stata scelta dalla città ed è stata un'esperienza molto bella perché 1500 persone hanno voluto dire qualcosa sulla propria città. Perché mi candido? Secondo me la cosa fondamentale è perché Abano torni ad essere una comunità, torni a fare comunità. E quando si parla di tornare a fare comunità vuol dire rimettere in moto tutti quei meccanismi di incontro, di relazione corretta, di ascolto, di partecipazione che sono fondamentali A, per tirare fuori le risorse che ci sono ad Abano, B, per uscire da un isolamento a cui Abano ormai è stata condannata secondo me. Perché la comunità non è solo la comunità termale a Ponente, deve diventare la comunità Eugenia. Buonasera, io sono Tiziano Rossetto. Sono una persona che abita ad Abano da 3 generazioni. Ho voluto fare questa esperienza perché mi è stata imposta da una serie di amici, perché non si poteva più andare avanti ad Abano, perché ci sembrava di essere sotto una dittatura. Noi ci adopereremo per fare le cose importanti. Io non sono un oratore, perché la mia vita sono professionista, non serve parole e parlare tanto serve solo per confondere le idee. Nella mia vita quello che ho fatto l'ho fatto in cantiere, l'ho fatto fuori, parlando poco e facendo tanto. Di solito i politici, io non sono un politico, parlano tanto e fanno poco, oppure ti costringono a fare poco per i propri interessi. Questo non lo farò, ve lo prometterò, perché lo faccio perché amano. Io non ho bisogno di niente, non sono qui per guadagnare. Non sono qui a fare una posizione, non ho sedie che mi servono per 10, 15, 20 anni perché non ho da dove andare. Sono qui per divertirmi, per far divertire Abano. È un gruppo eccezionale se l'ho fatto, perché sono persone che mi hanno dato tutto, il coraggio e la forza di fare. Ho fatto un programma. Questo programma è un programma serio, non è basato così per questi momenti. E io andrò via se non farò, e quando avrò fatto e finirò il mio mandato, se avrò la fortuna di essere ad Abano, che è una grandissima città che amo profondamente e che sono qui perché la amo, non avrei mai fatto niente, perché posso capire la gente che viene fuori può amare una città. Vuol dire questo programma verrà fatto, e se avrò qualcosa per la giustizia sono il primo a dimettermi. Non si può andare avanti quando si è a posto con la giustizia. Questo è quello che si deve fare. Quando si ha dei dubbi che qualcuno ha qualcosa per dimettere. Ecco, allora, dopo la presentazione dei 6 candidati, possiamo cominciare con sottoporre le domande. La prima domanda che andremo a trattare, anzi il primo argomento che andremo a trattare questa sera, è un argomento che ci tocca da vicino a tutti e riguarda la nostra cittadina, turismo e termalismo. Allora, candidati, Abano è una cittadina che basa la propria economia sul turismo e i dati del 2015 parlano di quasi 3 milioni di presenze nell'intero bacino. Questo implica un aumento del 5% rispetto al 2014. Anche gli arrivi... Per cortesia, dopo avere un modo di dire e fare tutto, adesso lasciateci fare il nostro lavoro, quello che ci piacerebbe diventare. Stavo dicendo, gli arrivi hanno portato quota 720.000, mentre il soggiorno medio si è un po' calato, toccando quota 4,2 giorni.
in discesa anche le presenze degli storici turisti tedeschi, austriaci e russi, in raddoppio dei turisti cinesi. Quello che vi vogliamo chiedere è come potremo mantenere l'afflusso dei turisti alto e quindi incentivare il turismo termale e in che modo utilizzare quelle che oggi sono strutture fatiscenti. La mia parola da sinistra verso destra al sindaco Luca, che ha 2 minuti per rispondere. Beh, cerco di essere veloce per parlare di turismo e termalismo, che dopo 2 minuti sono veramente pochi. Allora, innanzitutto quindi prendiamo atto che il turista ha scelto di venire a fare il suo soggiorno, che poi invece è aumentato perché era 3,8 nel 2014, si è portato 4,2 nel 2015, quindi anche il soggiorno medio è cresciuto nell'ultimo periodo, ha scelto di venire a passare le sue vacanze nel deserto. Evidentemente, non essendoci nulla qui ad Avano, questa è la situazione, quello che ha portato. Detto questo, in velocità, ci sono alcune situazioni che devono essere valutate in sinergia con il privato. Pubblico e privato devono per forza lavorare insieme, perché così è sancito dalla comunità europea, perché ormai tutti i progetti, i fondi e tutto quello che è derivato su quello che viene definito marketing territoriale deve essere rispettato da pubblico e privato. Sotto questo profilo siamo stati i primi, allora Montegrotto come gruppo, a puntare sul mercato russo, che l'ha portato a più 38% prima che ci fosse l'embargo. Siamo stati i primi, anche derisi, se lo ricordiamo benissimo, a puntare sul mercato cinese, come avete detto, c'è un incremento altissimo di questo, soprattutto in questo territorio, credo che non sia un caso. Siamo stati i primi a coniare il termine Terme di Venezia, che magari qualcuno adesso scoppiazza un po' qua e là, vuole portare avanti come suo progetto, ma risale al 2003 ancora questa progettazione. Siamo stati i primi a pensare a una riqualificazione delle strutture alberghiere. Cosa fare all'interno delle strutture alberghiere dismesse? Noi l'abbiamo inserito nel PAT di Monterotto, nel PAT di Abano, come gruppo e come movimento, perché ormai è da anni che amministriamo questo territorio. Alcune idee veloci, perché il tempo è pochissimo, una RSA, lavorare per una accoglienza di casa di riposo per gli anziani, utilizzare la cubatura delle strutture dismesse, recuperare quella cubatura, non serve altra cubatura ad Abano, perché ci sono già un milione di metri cubi di cubatura che possono essere utilizzati, riqualificati e ripotenziati. Un accentramento. Si può pensare di creare una galleria vera, una galleria commerciale, portare le grandi marche all'interno, perché una delle critiche principali che abbiamo... Stop! Molti elementi positivi, in realtà a noi non risulta proprio esattamente così. Cinque anni fa il contratto medio dei nostri dipendenti era di 10 mesi, è passato a 8, oggi a 6. Questa è la verità, non c'è lavoro in questa città perché non si è investito nelle terme. Noi viviamo di terme, dobbiamo pensare alle terme, no alle feste, alle festine, che servono ma non per le terme, servono per gli amici di battaglia, Maserà, che vengono qua, vengono a divertirsi, passano una bella serata, ma non fanno ricchezza, non fanno turismo. Noi dobbiamo nei primi 100 giorni immediatamente costituire un OGD, che cos'è? È un organismo comune e privato. Dobbiamo andare in regione, presentarci e presentare dei progetti, progetti condivisi con le categorie, andarci a prendere 40 milioni di euro che saranno messi a disposizione dalla Regione Veneto per il turismo. Questi soldi ci consentono di ridurre la tassazione a carico dei cittadini e ci consentono di fare molte cose. Secondo elemento, se non facciamo un progetto industriale per l'acqua calda, per lo sviluppo e lo sfruttamento dell'acqua calda, diamo l'oro nero nostro sotto le scarpe, non stiamo facendo nulla per fare uno sfruttamento geotermico di questa risorsa. Potrebbe essere un modo, anche questo, per essere città riconosciuta a livello italiano e internazionale ad impatto zero e potremmo noi tutti quanti beneficiare di questo elemento. Terzo, dobbiamo creare lavoro, i nostri giovani devono trovare la possibilità, usciti dalla scuola alberghiera, di andare a lavorare qui. Dobbiamo evidentemente dialogare e siccome il problema è il dialogo, non dialoghiamo con nessuno perché litighiamo con tutti e per cui non abbiamo la possibilità di trovare lavoro per i nostri giovani. Noi questo lo vogliamo fare. Terzo aspetto.
Buonasera a tutti, penso di poter finire un po' il discorso che aveva iniziato lui. Condivido molte cose. Condivido molte cose dette da Cosentino. E noi in Giunta cosa vorremmo fare? Vorremmo fare rendere la nostra città ciclopedonabile. Cosa significa? Dare la possibilità ai turisti di muoversi in bicicletta per bene. Qui ci sono delle zone molto interessanti da poter proporre in alternativa al termale. Il termale è fondamentale, capiamoci. Però nei momenti in cui il termalismo non può essere sfruttato perché non, le cure termali si fanno solo in certi periodi dell'anno, noi dovremmo sfruttare tutta la parte alberghiera che comunque deve stare aperta tutto l'anno per fare turismo, per fare enogastronomia. Qui abbiamo Montegrotto, abbiamo tutti i colli, abbiamo un ambiente fantastico, basta solo riuscire a valorizzarlo, a investire i soldi della pubblicità del territorio, del termalismo nella maniera corretta. L'OGD, come diceva Cosentino, è fondamentale per riuscire ad avere quelle risorse e distribuirle nella maniera corretta per fare una promozione vera del territorio. Una cosa che deve portare sicuramente a un turismo differente da quello attuale, non le permanenze di 2 o 3 giorni che vengono qui solamente per dormire o andare a vedere Venezia piuttosto che altri posti. Qui servono le cure termali, gli alberghi non stanno in piedi senza le cure termali, non servono le 2 notti per modificare la quantità di persone che vengono, meno persone magari, ma che stiano qui per più tempo. Questo è fondamentale. Grazie. Sì, allora io ho potuto dare qui un po' dei numeri, ma io vorrei precisare che i numeri vanno analizzati con molta attenzione. Noi abbiamo parlato del bacino termale, dobbiamo parlare di Abano. Allora, Abano ha registrato un aumento del 3,04% degli italiani, meno 1,60% di stranieri, quindi con un complessivo più 1,1%. Ma attenzione, se noi parliamo solamente di presenze, perdiamo di vista un elemento fondamentale, la qualità di queste presenze. Cioè, se noi vogliamo un indicatore reale della nostra economia, dobbiamo andare dagli imprenditori e chiedere loro dei fatturati. Allora, a quel punto lì vedrete che i più scompaiono, esistono solamente i meno, per un semplice e ovvio motivo. Noi siamo una stazione di cura innanzitutto, poi anche di soggiorno. Se i soggetti vengono qui e stanno 2 giorni e consumano 2 bottiglie di acqua minerale e non fanno la cura, abbiamo aumentato le presenze, ma non abbiamo assolutamente risolto o incrementato il nostro target termale. Come incrementare il target termale? Quindi, innanzitutto evidenziare la cura, la funzione della cura. Noi abbiamo una legge, la 323, che parla di riabilitazione da 16 anni. Il sindaco Scente è la presidente dell'ANCOT, ma io una presa di posizione, per esempio, sull'apertura alla riabilitazione non l'ho mai sentita. Ha drenato risorse l'amministrazione uscente con la tassa di soggiorno, però a un certo punto la tassa di soggiorno deve essere non solo rimodulata, ma anche utilizzata per una promozione vera, reale, in cui sempre mettere al primo posto l'aspetto curativo delle nostre terme. Per quello che riguarda, perché il tempo è tiranno, le strutture dismesse, certo, lì bisogna fare un ragionamento piuttosto complesso, riportarle a livello di alberghi sarà difficile, bisognerà valutare caso per caso, casomai ne parlerò poi quando parliamo delle infrastrutture. Allora, riposiziono il focus su Terme Euganee. Abano è una città termale, è una città che ha bisogno di riposizionarsi per una clientela, come diceva Fabri, di qualità, perché la quantità non genera reddito, i prezzi sono stracciati e i clienti che abbiamo non comprano nemmeno l'acqua minerale, per cui abbiamo bisogno di rilanciare con una clientela di qualità, e la clientela di qualità, se crede nelle terme, crede nell'ambiente. Abano deve guardare ai paesi limitrofi, deve fare comunità termale e progettazione termale con tutti i comuni che hanno risorse alberghiere termali. Quello che è successo in questi giorni è estremamente grave. Io mi occupo di progettazione europea, non a questi livelli, però ho potuto vedere come Caorle, Cavallino Tre Ponti,
Il Garda è riuscito a preparare il suo piano di destinazione, la sua programmazione territoriale ed essere pronto per andare in regione a chiedere i finanziamenti. Abbiamo 3 momenti di finanziamenti, il primo l'abbiamo già perso. Credo che invece il focus debba restare lì. La gente deve ritornare a un tavolo, va riconosciuta la dignità imprenditoriale, le competenze che abbiamo nel territorio e serve che l'amministrazione accompagni con tempi certi un progetto che permetta ad Abano di portare a casa finanziamenti europei. Abbiamo 40 milioni in ballo dati dalla regione. È necessario avere rapporti molto chiari, è necessario avere momenti di confronto non solo con la nostra area termale, ma con tutta la filiera, e dobbiamo riuscire a portare a casa risorse, perché le risorse della tassazione non sono sufficienti a rilanciare Abano. Dobbiamo avere un manager capace di rispondere a questi bisogni con progettazioni fisse. Gli alberghi termali dismessi sono un tumore termale, nel senso che sono chiusi. Allora io direi che si deve ripartire dalle cure. Abano, in ultimo ventennio, è stato trascurato completamente il binomio cura e fango. Noi sappiamo benissimo che il fango per noi è una grossa opportunità, ma bisogna sfruttarlo. Non siamo capaci di trasmettere via internet a tutti i medici del mondo e far capire che questo fango è una cosa veramente importante. Noi ci abbinduriamo, rischiamo, pensiamo che tutto venga da solo. Invece non è che tutto, bisogna costruire quel tempo. Addirittura avevamo 40 milioni di ODG e si sono dimenticati, forse per troppe feste, di sedersi un tavolo e fare questo. Questo vuol dire fregarsene del diavolo, vuol dire cercare le cose superflue, le cose importanti, costruire Abano, chiamare i medici, fare una cosa importante, non divertirsi, fare la clac. La clac non serve a niente per stasera, domani i problemi restano, la gente ha i problemi, bisogna che l'amministrazione non deve venire a divertirsi 5 anni, deve lavorare. Chi non si è mai lavorato con serie non sta per il cittadino. Per gli alberghi dismessi è una cosa che io sono andato a Montecitorio, sono andato per fare una tremonte degli alberghi, per recuperarli. Si devono recuperare con giudizio, non fare tutti abitazioni, non possiamo fare un anelli 2, non possiamo ricevere a tutto, è ora di finirla, bisogna collaborare, non ci deve essere, cioè, il grande e tutti siamo delle persone che non valiamo niente. Dobbiamo far valere il cittadino al primo posto, io sarò in mezzo a tutti, non chiudo un ufficio che non serve a niente. Questo è governare Abano, bisogna governarlo, siamo allo sbando. Silenzio, grazie. Andiamo con la seconda domanda, il secondo tema che riguarda le infrastrutture, perché negli ultimi anni la possibile realizzazione di varie opere è stato oggetto di discussione, su tutte il nuovo centro commerciale al P1 e la Gronda Sud, snodo ferroviario che dovrebbe partire dalla linea Padova-Bologna e terminare all'interporto di Padova. Nel vostro programma vi chiedo, quali sono le infrastrutture indicate come necessarie? Come si integrano con la sempre più fondamentale attenzione all'ambiente? La parola al candidato Cosentino. Per fare turismo noi abbiamo bisogno evidentemente di una struttura dove fare turismo. Se noi ci andiamo a vedere le altre città termali, i nostri concorrenti hanno tutte un teatro, un cinema e un luogo dove fare eventi. Noi non abbiamo né un teatro, né un cinema, né un luogo dove fare eventi. È ben difficile fare turismo in queste condizioni. Abbiamo delle strutture sottodimensionate. Noi abbiamo bisogno di una struttura al minimo da 1.500-2.000 posti per poter fare che cosa? Portare a livello internazionale la nostra immagine, fare eventi di qualità e attirare un turismo decisamente diverso, un turismo di tipo stanziale, un turismo che porti interesse, ricchezza e anche risonanza sul nome della nostra città. Seconda cosa, abbiamo necessità di creare
e noi nel nostro programma abbiamo questo, un polo scolastico, dare la possibilità ai ragazzi di avere un luogo di aggregazione. Noi abbiamo la necessità di crescere i giovani, di dare un posto di aggregazione per i giovani, perché si possano organizzare, perché possano vivere, non vadano fuori dalla nostra città. Ogni giorno in nostra città arrivano 600 ragazzi a studiare e poi questi se ne vanno fuori, vanno in giro, i ragazzi non sanno, i genitori non sanno dove sono. Noi vogliamo realizzare un campus scolastico dove poter monitorare i ragazzi, ma dargli degli spazi dove possano organizzare dei loro eventi, organizzare delle loro attività. Altra cosa, non siamo assolutamente d'accordo sull'unificazione delle due tangenziali. Perché? Perché intanto passa la tangenziale passa all'interno della nostra città, noi non ci possiamo permettere traffico di attraversamento, perché vuol dire mettere a rischio la nostra attività alberghiera, vuol dire creare fastidio dal punto di vista proprio ambientale, inquinamento, volevo dire. E da ultima cosa, evidentemente noi non possiamo permetterci di essere luogo di attraversamento per persone che vanno in altre, con altre destinazioni. Seconda cosa, buonasera di nuovo. Allora, per noi costruire è proprio l'ultima cosa, l'ultima chance che si deve avere. Riqualificare, abbiamo moltissime strutture che possono essere riqualificate, risistemate e possono creare degli spazi di aggregazione per i giovani, per gli anziani, per tutte le categorie ne avessero bisogno. Gli spazi ci sono, basta investire poco denaro, magari qualcuno si può anche abbattere perché ce ne sono anche forse in più. Sicuramente costruire un centro commerciale in zona P1 noi non lo vogliamo e cercheremo in tutte le maniere di non farlo fare, come del resto per il centro commerciale che è paventato anche qui dietro in Piazza Mercato. Costruire no, riqualificare assolutamente sì. Una città a misura di turista. Una città a misura di turista cosa significa? Verde, significa non tagliare alberi, piantarne di nuovi, fare veramente della nostra città, che ha perso completamente la sua identità, perché il turista che arriva qui e si trova spaesato quello che c'era già stato, non vede più il verde che c'era. Il verde fa bene, fa respirare, fa stare bene, solo il fatto di vederlo è una cosa positiva, altrimenti poi la gente magari non viene qua, si sposta un po', va fuori, invece di consumare in Abano va a Torreglia, va magari su Pericoli, che è giustissimo che lo faccia, lo dovrebbe fare, ma dovrebbe anche stare qui, dovrebbe avere una città a misura di turista. Oltre al turista, anche per il cittadino sicuramente il verde magari qualche volta dà fastidio, ti sporca il marciapiede, ti rompe il marciapiede. Grazie. Sì, allora praticamente noi stiamo vivendo una crisi economica che naturalmente ha coinvolto anche il comparto immobiliare, quindi io sostanzialmente penso che in questo momento costruire sia in senso lato qualcosa che costruire di nuovo vada evitato. Noi abbiamo bisogno oggi di riqualificare. Io ricordo ancora i comparti centrali con la RES che doveva sistemare contemporaneamente i fronte strade sono ancora lì, giustamente abbiamo il cuore della nostra città con l'hotel Orologio chiuso, il Cursa in quelle condizioni, il centro congressi da far ripartire, è chiaro che qualche dubbio sull'apertura di altre strutture o investimenti anche milionari su altre strutture che poi rischiano di diventare cattedrali nel deserto mi lasciano molto perplesso. Peraltro ricordiamoci che più noi costruiamo, più ci mangiamo il nostro territorio, ecco, quindi anche rispetto al piano di assetto del territorio. È vero che le cubature non sono stratosferiche, però noi dobbiamo pensare alle cubature esistenti, riqualificare le cubature esistenti e trovare situazioni che ci permettano di recuperare un'immagine e di preservare il nostro ambiente, perché Terme significa anche habitat naturale, quindi anche verde, anche aria pulita, anche possibilità comunque per il cittadino, oltre che per il curando, il turista, di poter vedere una città assolutamente accogliente. Ora, il discorso, anch'io sono piuttosto contrario al discorso dell'allacciamento delle due tangenziali, cioè spacchiamo in due la città, mi sembra una follia, e il raddoppio dell'Aliper,
quando se ne parlava, si parlava come alternativa, non come un raddoppio, si parlava della lì come possibilità per esempio di un distretto sanitario, se ne parlava quando io ero assessore e il sindaco uscente era sindaco di Montegrotto, ma non se ne è fatto niente. Ecco, valutiamo anche queste possibilità prima di buttarci di nuovo a cementificare il nostro territorio. Beh, io la prima infrastruttura che ho in mente non è un'infrastruttura fatta di cemento ma fatta di servizi, e credo che abbiamo bisogno di ripensare subito un nuovo modello di medicina di gruppo integrata. Abbiamo il distretto che ci ha portato via a Selvazzano diversi servizi di medicina per gli anziani, per i bambini, per le vaccinazioni, per l'anagrafica. Abbiamo bisogno di riportarlo qui e di garantire un servizio domiciliare infermieristico con le risorse che abbiamo. C'è una mappatura di 20 medici di medicina generale disponibili a organizzare un primo modello sanitario che possa rispondere alle esigenze di Abano, Montegrotto e Torreglia. Per cui è un'infrastruttura smart, che vuol dire intelligente, non si va a costruire. Siamo anche noi contrari all'unione delle circonvallazioni, perché? Perché mentre a Montegrotto la circonvallazione passa per fuori, esterna alla città, da noi arriva a tagliarla e bisogna capire che cosa va a comportare per i quartieri di Monte Ortone e di Monte Rosso, che sono quartieri che hanno pari dignità ai quartieri del centro. Un'altra idea che noi altri abbiamo è di utilizzare il primo ROC per fare una cittadella della sicurezza, dove accorpare i servizi dei carabinieri, dei vigili urbani, della protezione civile, dei vigili del fuoco, in maniera da liberare, ripristinare, ristrutturare spazi che saranno della città, liberare spazi verso il centro per poterli destinare ad altri servizi. L'ultima idea di infrastruttura che ho è per un progetto che ho visto a Vilnius, un progetto europeo di riqualificazione completa dell'impianto dell'illuminazione della città. È un impianto che costa tantissimo, che ha bisogno di un progetto europeo per riportare LED e soprattutto pari dignità tra i quartieri. Ci vuole luce, luce che non consumi, per una città sostenibile e una città che porti a casa finanziamenti. Allora, partiamo con le infrastrutture. Io direi di iniziare con una infrastruttura importante, perché Abano ha bisogno di un palaterme. Questo palaterme è un palazzo che va fatto perché dà lustro a tutta la cittadinanza, non un grande palazzo, non fatto dove è adesso nel nuovo PAT sistemato dagli amici degli amici, già dove si fa in un punto dove serve, non che serve perché di qualcuno. È finita così, perché il PAT per esempio è tutto truccato, non c'è niente di vero, non si può mica capire che in 10 anni noi abbiamo 9.000 persone quando ne avremo 2.000, comunque non importa, andiamo troppo sul tecnico, forse lo capiamo in pochi perché siamo dei tecnici e basta, ma chi lo fa è che è costato 280 milioni buttati al vento, che con 50-60 milioni si potrebbe, 50-60 mila euro si potrebbe fare. Bene, parliamo di infrastrutture, fare questo palazzetto, ho già parlato con la RAI, con la Fininvest di poter collegare, perché Abano ha bisogno di essere collegata internazionalmente, non così come con tutto rispetto con le televisioni che abbiamo. Comunque Abano deve avere più rispetto. Poi è inutile stare qui tamponare. Adesso chi corre all'ultimo vuol dire che non ha mai corso, adesso si corre al colore a fare, ma chi si vuole ingannare per fare tutte queste cose che la gente per bene, la gente seria sa che non serve a niente, questa corsa a quel niente, ma prima si devono le strade, una cosa che farò subito i marciapiedi, ma non vuoi mica che sia un dissesto del genere? Questi soldi devono essere spesi bene, ci vogliono le feste e tutte queste ferie. Poi io non lascerei il piano Winkler che l'aveva iniziato il sindaco Pilon. Questo va a fare, questo piano Winkler, che va rispettato, non buttato. Le circonvallazioni, c'è una ZCL, bisogna fare delle cose con senso, non tanto farle per farle. Si discute tutto, ma però qui non si discute mai, è solo il re che discute e basta. Bravo! Bravo! Bravo!
Allora, innanzitutto bisogna fare un po' di chiarezza su quelle che sono le infrastrutture con quello che invece è costruire cementificazione, che non c'entra assolutamente niente. Infrastrutture sono quelle strutture che sono a servizio del cittadino. Quelle che devono essere previste sono per noi. Rimane l'idea della circonvallazione, una circonvallazione che deve legare i punti della città con un anello esterno, con ingressi aperti. Una circonvallazione che deve essere ridotta da 4 corsie a 2 e le altre 2 devono essere impiegate per fare una pista ciclabile dove si può passeggiare, camminare, pattinare o quant'altro. Perché quello che manca oggi è questo, il collegamento anche sotto il profilo della passeggiata in bicicletta. Infrastruttura vuol dire un innesto diretto dell'uscita della circonvallazione, non come qualcuno sceleratamente ha studiato e progettato su via Sartorio e che mi va a caricare in via San Lorenzo, ma deve essere diretto su via Cesare Battisti, ad esempio, che sarebbe costato 3 milioni in meno. In infrastrutture vuol dire realizzare delle ZTL controllate, telematiche, che guardano la sicurezza del territorio, ma anche che gestiscono quello che è il traffico nel centro. Infrastrutture vuol dire recupero del viale delle Terme, vuol dire recupero di Piazza della Repubblica, vuol dire recupero di Piazza Mercato, vuol dire creare un Palaventi che deve avere più funzioni e non solo legate allo spettacolo o solo allo sport. Vuol dire andare a coprire le tribune del palazzetto dello sport, vuol dire implementare con delle palestre che i nostri ragazzi devono andare sul capannone comprato, preso in affitto a Montegrotto, perché ad Abano le palestre non sono mai state realizzate, nemmeno pensate di essere progettate. Infrastrutture vuol dire acquistare Pietro d'Abano e Cursal, che sono 2 scempi che abbiamo in centro, che non sono del comune, che devono essere presi e messi a servizio della città. Infrastruttura vuol dire andare ad implementare il recupero del verde. Gli alberi, se sono pericolosi, vanno tagliati. Sono stati tagliati 300 alberi e ripiantati quasi 3.000 alberi, sono stati piantati in 5 anni. Infrastruttura vuol dire cercare di presentare un progetto di recupero davvero, come è stato detto, dell'acqua termale. Peccato però che le leggi sono della regione. Dopo turismo, termalismo e infrastrutture, parliamo di sicurezza. A partire dall'inverno del 2014, diciamo che nella nostra città è non solo iniziata un'escalation di furti che ha avuto il proprio picco nell'estate dello scorso anno. L'aumento esponenziale di furti, rapine e atti vandalici ha messo in difficoltà carabinieri e polizia locale. Alcuni gruppi di cittadini si sono organizzati in ronde per tentare di prevenire l'azione di ladri e malintenzionati. Di certo una soluzione improvvisoria in vista di maggiori provvedimenti duraturi. Vi chiediamo quali potrebbero essere questi interventi e il comando di polizia locale deve essere riorganizzato? La parola a Zambolini. Sicurezza. Io mi occupo anche di sicurezza, sono un artigiano, ma di sicurezza passiva, o meglio attiva, che è quella che fanno gli impianti d'allarme. Esulando da questo, cosa serve? Serve prevenzione. La prevenzione è fondamentale. Cosa significa? Significa un controllo del territorio, ma un controllo continuo del territorio, non i vigili che vanno a fare le multe al negozio perché ha messo l'ombrellone messo male. Le regole vanno rispettate comunque anche per i negozi e per tutti, però il vigile deve fare controllo del territorio, perché i carabinieri da soli sappiamo benissimo che non ce la fanno. Il problema della sicurezza purtroppo è veramente difficile da affrontare. Nessuno, neanche a Padova, è riuscito a dare una risposta vera e certa. La certezza delle pene non c'è. Questo non compete sicuramente Abano, non compete sicuramente il locale. Noi sicuramente faremo pressione a livello regionale, se a livello nazionale. Noi, essendo Movimento 5 Stelle, abbiamo la possibilità di chiedere di più rispetto a chi non ha nessuno che li può rappresentare a livello nazionale. La cosa fondamentale, le ronde possono servire ma in maniera minima. Cosa significa? Non una ronda vera e propria, il controllo è vicinato. Cosa facciamo? Ci controlliamo a vicenda, dobbiamo diventare comunità. La comunità controlla, una volta si vedeva subito, ma chi è che è andato a casa di quello lì? Se non si sa che qualcuno non è a casa, una telefonata ai vigili, ai carabinieri. Il controllo vicinato è una delle soluzioni che proponiamo noi. Grazie. Mi
Sì, la posizione mia e della mia lista sulla sicurezza è chiara. Noi siamo molto, diciamo, diffidenti di alcune iniziative gestite dai cittadini, le ronde, qualcuno ha proposto i droni addirittura, qualcuno invece più armi in casa. Noi pensiamo che la sicurezza debba essere tutelata dalle forze dell'ordine e le forze dell'ordine devono essere messe in condizioni ideali per poter operare, quindi i famosi uomini e mezzi. Ora, per quanto riguarda la polizia locale, noi siamo assolutamente contrari alla creazione che è stata realizzata del distretto. Il distretto peraltro con comuni che sono anche geograficamente lontani, anche dal punto di vista del tessuto sociale lontani dal nostro, ci sarebbe stato un senso fare un distretto forse con Montegrotto, che però è proprio il comune che ha rifiutato invece di entrare in questo distretto. Questo distretto toglie uomini, toglie mezzi, toglie professionalità alla nostra polizia locale. Nel nostro programma elettorale noi diciamo di assolutamente uscire da questo distretto, potenziare con l'organico della polizia locale e far sì che esista il vigile o i vigili con le pattuglie che siano maggiormente presenti sul territorio, sul nostro territorio. Per quanto riguarda invece i carabinieri, naturalmente i carabinieri sono un elemento insostituibile anch'essi nella nostra sicurezza, rimane per loro il problema organizzativo della sede e certamente l'ipotesi di fare la cittadella della sicurezza al primo ROC mi sembra estremamente interessante, mi sembra molto più avveniristico l'ipotesi di poter fare una nuova caserma, questo anche legato al fatto che i costi sarebbero assolutamente proibitivi. Allora, secondo me non si può parlare di sicurezza se non si parla anche di legalità, e chiedere il rispetto della legalità non è fare un dispetto, non è mettersi controparte, è chiedere la garanzia che tutti siano trattati alla stessa maniera. Per cui quando parlo di sicurezza posso dire che certamente andranno attivate delle telecamere a circuito integrate anche con gli altri comuni. Quando le macchine escono dal controllo di Abano noi non sappiamo più che cosa succede, e allora l'integrazione con gli altri comuni è fondamentale. Abbiamo bisogno di varchi, ma abbiamo bisogno anche di istituire un tavolo sulla sicurezza, e questo tavolo sulla sicurezza non è centrato sulle ronde, sui droni e solo sulle telecamere, ma un lavoro di educazione continua alla legalità. Abbia il monitoraggio del microspaccio che c'è, della microcriminalità, faccia azioni di prevenzione, di promozione della legalità all'interno delle scuole, faccia un lavoro sul cyberbullismo, faccia un lavoro sul recupero dell'abuso e del maltrattamento che ci può essere all'interno delle famiglie, e queste famiglie non riescono ad arrivare a uno sportello, a qualcuno che possa accogliere questo bisogno. Per l'esperienza che ho, lavorare con i piccoli è già ridurre il 65% il pericolo di uscire dalle regole. Per cui lavorare con i ragazzi è una promessa di sicurezza e di legalità con tutti. Credo che dobbiamo restare molto concentrati sulla promozione dello star bene, la promozione del rispetto delle regole, arrivando a tutelare prima di tutto i piccoli e accompagnando questi piccoli ad essere la promessa per la nostra città. Per costruire una buona sicurezza si doveva partire almeno 4-5 anni fa, vi spiego. Io ho fatto uno studio, ecco la clac, così che sorride, ma è bello che abbia qualcuno che sorrida, perché tutti piangono dalla disperazione. Allora, bravi, bravi, questa è la vostra forza, questa è la vostra forza. Va bene, allora la sicurezza, io ho fatto uno studio e se si cercava di capire Abano, ci sono anche l'EPE, c'è la CO2 che ormai ne abbiamo, che Ghiotto ci ha detto che dobbiamo rientrare. Bene, noi potevamo avere tutte quelle telecamere gratis, perché facendo tutti i LED si risparmia 400.000 euro all'anno,
si possono fare tutte le telecamere, cioè prese in posizione per le telecamere, e non costa niente. Poi se avessimo avuto qualche telecamera in più, l'Audi 8 non sarebbe scappata, sarebbe rimasta lì. Dunque, voglio dire, sì, sì, lo so, bravi, sì. Allora, ci vogliono anche le telecamere, queste telecamere vanno fatte e costano, bisogna programmarsi con il tempo. Poi bisogna interessarsi, fare i vigili di quartiere, non i vigili, no, i vigili di quartiere, non pagare, che non pagano neanche gli straordinari o quando fanno qualcosa in più, perché i soldi devono essere messi in altre parti, devono, chi lavora deve essere pagato. Ecco, non pagare i vigili, se non paghiamo non abbiamo degli ottimi servizi come dappertutto. Poi chiedere alla prefettura che tolga il Albignasino e i carabinieri restano da noi, non si può un territorio così grande così, noi dobbiamo tutelare gli alberghi, ma queste cose sono tutte cose che non servono per chi ha frivolezza, però se si vuole bene ad Abano si deve pensare non l'ultimo periodo ma 5 anni fa. Cerchiamo di parlare un po' di sicurezza. Allora, innanzitutto, per avere un territorio sicuro, prima di tutto deve essere chiara la posizione di questa amministrazione. No centri di accoglienza profughi, non esiste, non se ne vuole più dire. Per parlare di sicurezza, bisogna parlare delle capacità, delle conoscenze normative sulla sicurezza. La sicurezza è gestita dal Ministero degli Interni, la sicurezza è una tematica delle prefetture. Ci sono solo poche funzioni che sono demandate di comuni, che sono quelle del controllo del territorio e della videosorveglianza. 5 anni fa, quando noi arrivavamo, trovavamo 16 telecamere che non erano nemmeno collegate, erano finte. Le abbiamo messe in movimento, oggi sono telecamere intelligenti che controllano, fanno lettura carte e targhe ed individuano anche soggetti pericolosi. Per parlare di sicurezza bisogna dire che bisogna costruire certamente la caserma dei carabinieri, ma ricordiamo anche che le caserme dei carabinieri, che sono compito dello Stato, quindi di tutti gli amici che qualcuno qui ha in regione, dappertutto, in realtà lo Stato non spende neanche un centesimo per costruire le caserme, le demanda ai comuni, e quindi è il comune che si deve impegnare. Sono già stati stanziati 2 milioni di euro, abbiamo portato a casa il primo ROC impedendo che diventasse un centro di accoglienza profughi, e si sta lavorando per costruire le strutture. La sicurezza va benissimo, il principio di legalità, piace tanto usare questa parola, andate voi a insegnargli il principio di legalità a un delinquente, sapete che non sappia cosa vuol dire legalità e illegalità, vengono per delinquere qua, non vengono per fare il corso di tre banchi. Quello che bisogna fare sono interventi seri, attrezzature serie, e lottare insieme tutti i comuni per modificare le leggi. Questa mattina sono stati arrestati 3 con 6 fogli di via, vengono portati, arrestati in 2 ore, portati in prefettura, una pacchetta sulla spalla, ulteriore foglio di via, gli si chiede per cortesia, entro 7 giorni, abbandona questo territorio. Queste sono le leggi dello Stato italiano vergognose. La caserma del primo ROC deve sicuramente diventare il luogo in cui vengono conglobate tutte le attività delle forze dell'ordine, perché questo ci consente di avere la sicurezza in casa con tutte le possibilità, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, vigili, in tempo celere di raggiungere la nostra città. Evidentemente questo è un principio che non può comunque sottrarre il fatto che noi abbiamo bisogno di controllare e monitorare la nostra città. Effettivamente la delinquenza è cambiata, noi abbiamo bisogno di sorvegliare ogni singolo angolo della nostra città, queste telecamere devono essere messe in collegamento ovviamente con le forze dell'ordine, e noi dobbiamo cercare in tutti i modi di anche le zone più buie illuminarle e renderle sicure, dalla bambina che va al parco fino all'anziano. Per quanto riguarda invece quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo, noi possiamo fare evidentemente pensare di avere il vigile di quartiere. Il vigile di quartiere è una figura molto importante, perché? Perché dialoga con i cittadini, dialoga con il commerciante, riceve le segnalazioni. Noi vogliamo anche istituire i consigli di quartiere. Che cosa significa? Ognuno di noi che ha un incarico, perché si è preso a carico l'impegno civile, che possa a sua volta segnalare queste cose. Perché? Perché abbiamo visto una persona che per
parecchi giorni sosta vicino a un pilone di una casa piuttosto che vicino a una ringhiera. Altra cosa, noi siamo per la legittima difesa, perché noi non vogliamo i tavoli, a noi non ce ne frega niente di parlare, perché fino a che parliamo c'è qualcuno che ci entra in casa, per cui siamo per la firma della legittima difesa, ma siamo anche per il fatto che noi dobbiamo fare in modo che venga responsabilizzato quando ci sono dei furti nella città tramite un'assicurazione che deve sottoscrivere il comune per tutelare tutti quanti di fronte a un danno che è quello di vederci la gente che c'entra in casa. Ora parliamo di eventi, perché negli ultimi anni Abano è divenuta teatro di numerose manifestazioni, la Notte Rosa, Cioccoliamoci alle Terme, la Notte Nera e tante altre. Una cittadina a vocazione turistica non può fare a meno degli eventi, ma questi hanno spesso provocato le lamentele degli automobilisti e dei residenti nella zona pedonale. Come si possono far coesistere le esigenze di residenti, turisti e dei cittadini più giovani? Su quali eventi, secondo voi, bisogna concentrarsi in futuro? La parola al candidato Fabri. Allora diciamo che noi abbiamo assistito questo quinquennio ad una visione amministrativa per quello che riguarda gli eventi incentrata su delle feste, su così, un aspetto ludico che ha prevalentemente comunque richiamato le popolazioni vicine, dei comuni vicini e non sicuramente venuto incontro alle esigenze del turista termale. Ora è chiaro che io non ho nulla contro questo tipo di attività, ma secondo me va pensato un riequilibrio anche a favore di manifestazioni che siano di più alto livello e che possano anche interessare il nostro ospite. Parlo quindi di concerti di un certo livello, attività magari di balletto. E quello che mi lascia un po' perplesso è la questione del pala eventi, no? Nel senso che il sindaco ha detto che costruirà il pala eventi, comprerà il Cursal, comprerà il teatro congressi, farà la caserma dei carabinieri, non so che altro riuscirà a fare, ma attenzione, abbiamo a 10 minuti il Palageox e probabilmente per quel tipo di manifestazione quella struttura è più che sufficiente. Noi dobbiamo diversificare la nostra offerta, non per un atteggiamento snob, guardate, non è il problema, nessuno niente contro le feste per i giovani, le sagre, o questo tipo di manifestazione, ma dobbiamo riportare il nostro mirino verso anche il nostro ospite termale, cosa che secondo me è stata completamente dimenticata, perché in quell'ottica di cui si parlava prima, cioè della riqualificazione della qualità del nostro turismo curativo termale, dobbiamo dare un'offerta che sia chiaramente adeguata al standard internazionale. Se riposizioniamo al centro la città termale euganea, gli eventi devono essere ridistribuiti e secondo me il tema che dovrebbe accomunare le iniziative che a livello di città e a livello anche di località, di destinazione, per cui in accordo e in programmazione con le altre realtà termali, deve essere declinato sul benessere e la salute. Se noi dobbiamo metterci d'accordo è il benessere e la salute, e la salute è un benessere fisico, psichico, relazionale, spirituale. Il benessere fisico vuol dire mangiare bene, avere un ambiente che mi permetta di fare cicloturismo, un ambiente che guardi i colli, un ambiente che possa investire sulla riabilitazione, possa investire sul mondo sportivo, diversificando i prodotti termali, le opportunità termali. Il benessere fisico e relazionale è di una città che guarda la bellezza. Più una città è attraente, più riesce a accogliere persone interessate a eventi di qualità. E la bellezza si può fare proprio con le destinazioni, raccordandosi a livello regionale. Portare, per esempio, un festival del cortometraggio in Abano che diventi un leitmotiv collegato con la Biennale. Cioè cercare eventi internazionali che caratterizzino la nostra città.
non abbiamo niente contrario anche alle feste, ma l'errore che si sta facendo in questo momento è di non essere coerenti con il prodotto termale. Ci sono ospiti che arrivano il giorno dopo la festa o che chiedono quando ci sono le feste. Ci deve essere una sostenibilità per la città e un occhio di riguardo per iniziative di livello internazionale per gli ospiti che abbiamo. Io credo che anche gli eventi vanno studiati e concordati non solo con la città, con i cittadini, ma anche con tutti gli albergatori, perché è vero che gli albergatori tendono di tenere sempre i loro ospiti in albergo, però lo fanno perché non hanno il nulla attorno, non c'è un teatro, non c'è niente. E bravo, bravo. Ho la sfortuna di essere qui vicino a una classe che... Vabbè. Comunque voglio dire, gli eventi sì, devono costruire, ma non si possono improvvisare con delle feste così che poi facciamo divertire i paesi limitrofi, facciamo scappare gli ospiti. Ecco, ma se non si capisce questo non si va da nessuna parte. Questa è programmazione degli eventi. Ecco, fare quel Palla Terme significa portare dei concerti, di qualcosa che la gente va a vedere e poi riempiono nei mesi, quando la stagione è ferma, tutte le attività, quelle piccole attività che hanno bisogno di sostegno. Un'attività non può vivere senza il sostegno delle persone che vanno a comprare. Se noi non facciamo niente, però non possiamo fare tutte quelle baracchette davanti a un negozio che vende la stessa cosa al negozio. Noi stanchiamo i nostri cittadini, è possibile che vengano da fuori, per una volta va bene, ma tutto un casino così di casette dappertutto, ma cos'è questa roba qui così? Abano Terme, la prima città in Europa, la seconda al mondo, ma dobbiamo vergognarci, dobbiamo dare cosa importante, cioè, l'orologio è lì tenuto, abbiamo delle cordate, tipo la Cristo Capuchin, ma quando il re non decide non si fa niente, ma dove siamo? Dobbiamo smetterla, è ora di finirla, ci vuole intelligenza per amministrare una città. La città non è di un singolo, è di tutta la cittadinanza e uno non può decidere per tutti, questa è la verità. Era ai 20 la domanda, vero? Mi sono perso. Allora, eventi. Se continuiamo a puntare il dito dicendo che ci vuole una palla eventi, un palla terme per portare concerti, mi sembra che un concerto non possa essere quell'evento che fa sì che il turista stia qui una settimana, a meno che un cantante non suona 7 giorni di fila. Al limite si devono portare delle rassegne di danza, di jazz, di ballo, di musica. Sono altre cose, allora, gli eventi culturali. Qui si fa leggermente un po' di confusione. Allora, cerchiamo di mettere un po' di chiarezza. Una città come Abano, che è una città turistica, ha bisogno di tutte le tipologie di eventi, perché abbiamo bisogno di essere competitivi in un mercato attrattivo per tutte le categorie di turisti che vengono nel territorio. Abbiamo bisogno di eventi sportivi, abbiamo bisogno di eventi musicali, abbiamo bisogno di eventi culturali, abbiamo bisogno anche di eventi nazionali popolari o popolari, chiamatele come volete, festine sacre, chiamatele come volete, ma tant'è che queste feste comunque servono. Perché uno dei riconoscimenti che è stato dato in questi ultimi anni è che mentre una volta si veniva, c'era il deserto dei Tartari, dove c'erano le percentuali negative, oggi le percentuali sono positive, il turista che viene è contento perché ogni volta, ogni fine settimana trova qualche cosa, c'è qualche cosa da fare, c'è qualche cosa da vedere. Una città turistica deve essere una città viva e serve assolutamente che il comune abbia delle proprie strutture. Piccole e grandi, immediatamente Cursal e il Pietro d'Abano devono essere gestiti dal comune, dati in gestione da chi sa farli diventare luoghi di cultura e di manifestazione. Poi le feste devono essere per forza e ovviamente diversificate durante il corso del periodo. E oltretutto bisogna creare una programmazione, la programmazione oggi c'è, il Natale alle Terme, il Carnevale Abano, la Maschera delle Terme, la Notte Nera, la Notte Rosa, oggi c'è una programmazione di festività che può essere abbinata anche e non solo alla cura termale.
ha bisogno di manifestazioni di qualità, Abano ha bisogno di valorizzare la propria storia, Abano ha bisogno di far capire che chi arriva in questo territorio è un territorio particolare. Noi non siamo Rimini, abbiamo sbagliato tutto, non abbiamo capito niente se continuiamo a investire su questo genere di manifestazioni. Chi viene qua, viene due giorni, poi va via perché vede solo casino, non capisce che cosa è venuto a fare qua, perché qua ci deve essere rispetto per un territorio particolare che vive di fango, di acqua calda, di percorsi enogastronomici, di zona collinare. Noi non siamo Padova, non siamo neanche Venezia, non dobbiamo essere né le terme di Venezia né le terme di Padova, noi dobbiamo essere le terme euganee. Chi viene qua deve capire la nostra storia e deve avere la qualità del nostro sapere, del nostro prodotto e soprattutto è certo che se io vado a fare un pala eventi non penso di fare concertini, perché l'idea del concertino, della tendopoli, del tutto a un euro è una roba che non è da Abano, non abbiamo bisogno di questo, non è così che vivono i nostri commercianti, i nostri alberghi non vivono con la tendopoli, uno che prende 1000 euro, uno che spende 1000 euro al giorno e che esce a vedere tutte le cravattine messe là, si fa un'idea di una città che è allo sbando. Noi dobbiamo portare convegni di qualità, rassegne di qualità, mettere uno che suona il piano in centro e che fa vedere che siamo gente che ha cultura, dobbiamo vendere cultura, è solo così che si recupera il turista quello che ha i dindini. Questa volta me ne resto seduto perché devo dare ragione in parte anche a Luca e Claudia. In parte. Perché ha detto molte cose che sarebbero bellissime, però non ne abbiamo vista alcuna. Abbiamo visto la Notte Rosa, la Notte Nera. Abbiamo visto migliaia di ubriachi in giro per il centro di Abano. Abbiamo visto le baracche che hanno fatto nel parco termale. Se questa è la cultura che vogliamo portare ad Abano, beh, niente, non voglio dargli troppo contro. La promozione, noi possiamo fare tutti gli eventi che vogliamo, ma se non promuoviamo gli eventi che abbiamo o quelli che vogliamo fare, non andiamo da nessuna parte. Quindi, arte, cultura, enogastronomia, qualsiasi cosa che può essere utile per portare il turista ad Abano va bene anche fare le feste. Per la gente di Abano va benissimo, perché no le sagre sono cultura, fanno parte della nostra cultura. Ammonitelo. Lasciamogliela per buona. Dobbiamo fare assolutamente degli eventi di portata nazionale, internazionale. Questo cosa serve? Serve portare gente, serve portare idee e serve mettersi ad un tavolo con le associazioni di categoria per trovare anche i fondi, perché gratuitamente non viene nessuno di questi qua. Le strutture non servono o servono in parte, abbiamo il Cursal, risistemiamo il Cursal, facciamolo funzionare, non serve sicuramente un pala eventi per migliaia di persone, le migliaia di persone non vengono qui per stare qui, vengono qui magari per l'evento e poi se ne vanno. Grazie. Prima di lasciare spazio alle vostre domande, chiudiamo parlando del sociale e introduciamo questa domanda partendo dal 2007, quando una grande crisi ci ha coinvolto e ci sta coinvolgendo tuttora. Questa crisi penalizza le fasce più basse della popolazione, penso ai giovani, ai disoccupati, agli anziani e alle famiglie. Allora vi chiediamo, come incentivare il mondo del lavoro giovanile? Come supportare i disoccupati del nostro territorio? Quali misure per giovani coppie e famiglie e come quali accorgimenti utilizzare verso gli anziani, specialmente quelli soli? Comincia la signora. Parlando di comunità, parliamo di tutte le fasi del ciclo vitale, per cui partiamo dai bambini. Io immagino che Abano debba assolutamente prendere il protocollo della città amica dei bambini e degli adolescenti, che ci dà già la guida e tutte le attenzioni che una città deve avere per essere a misura di bambino. E dico che quando è a misura di bambino è a misura di anziano, è a misura di ospite, è a misura di diversamente abile.
Il problema di Abano è supportare le scuole materne paritarie che sono in grossa difficoltà, è abbassare per quelle famiglie che sono in situazioni di criticità le rette per l'asilo nido. Abbiamo bisogno di creare un servizio strutturato di doposcuola per giovani e adolescenti che fanno fatica a restare a casa, altrimenti ce li troviamo per strada. Per quanto riguarda i giovani, credo che il lavoro vada fatto insieme, ma secondo me i giovani non chiedono solo di divertirsi, chiedono di trovare lavoro, chiedono di avere orientamento al lavoro, chiedono di poter utilizzare, come tutti i ragazzi che vivono nelle città, degli sportelli di Informa Giovani dove possono capire quali sono i finanziamenti per andare all'estero, per fare stage, per provare a entrare dentro delle aziende con dei tirocini pagati. I ragazzi non chiedono solo di giocare, hanno il pensiero di diventare cittadini europei, di conoscere altre realtà per poi poter tornare ed essere protagonisti. Per quanto riguarda gli anziani, sicuramente una comunità non lascia solo nessuno e non può lasciare solo nemmeno i suoi anziani. Per cui secondo me quello che serve è spazi gratuiti per gli anziani e non a pagamento, un centro diurno che sia un reale centro diurno dove gli anziani che sono più in difficoltà possono passare la giornata, mangiare e tornare a casa, e sicuramente un residence, una struttura per anziani soli, autonomi. Ma ci sono altri progetti sperimentali che sono adottati da tantissimi altri comuni della cintura. Ce n'è uno che io ho seguito personalmente, che è quello del baratto amministrativo, che è sostituire le tasse con dei servizi. In questa città credo sia stato trascurato in tutti i sensi, perché noi viviamo nel paese dei Bengotti, noi non sappiamo che abbiamo dei cittadini che non arrivano a fine mese se non alla seconda settimana. Allora noi diciamo sempre che se non hanno le carte in regola non possono avere nessun tipo di sussidio. A me, sarà che sono sfortunato o così, mi capita delle persone di Abano che hanno dei grossi problemi e mi dicono: ma ad Abano si fanno feste, si fanno divertimenti, si trovano sempre i soldi per divertirsi. Anche un torneo di calcio, per quanto sia buono, ma 200.000 euro mi sembra vergognoso per soddisfare solamente qualche assessore. Il problema è che questi soldi vanno messi nel sociale, perché non si può lasciare le famiglie da sole e non avere, e io, siccome che ho buon cuore e lo faccio, sentitemi, pagare qualche bolletta, perché il comune non ha i documenti in regola. Ma quali documenti in regola? Si prende la persona, si guarda e deve il sindaco decidere, perché quando si vuole decidere anche le cose più brutte si fanno, quando non si vuole decidere non si decide mai perché c'è la legge. Dunque voglio dire, questo è stato trascurato, ci sono dei poveri qui, ma nessuno li ascolta. I pasti degli alberghi, perché non sfruttarli, perché vergognarsi, perché non darlo al volontariato? Queste cose non si fanno, perché noi siamo abituati alle grandi feste, a tutti quanti, e ci sono anche i poveri che vanno ascoltati, che vanno aiutati, invece la povertà va lasciata da sola, perché siamo un paese che non vediamo sopra un palmo. Ecco, questo dovrebbe fare un sindaco che ha rispetto della sua città, che va in città. Non bisogna capire tutti i cittadini, bisogna andare fuori, non si può stare lì 7-8 ore in ufficio o farli venire per parlare, bisogna capire. Allora se un sindaco è di strada può capire i problemi della strada, se no sarà sempre un sindaco che farà sempre i suoi interessi e basta. Il tema è sociale. Sociale. Allora, innanzitutto c'è un po' di confusione, non è il sindaco che decide come dare i contributi, ci sono gli assistenti sociali, quindi magari un piccolo minimo di preparazione ogni tanto serve. E quello che deve fare invece una pubblica amministrazione, quello che deve fare una pubblica amministrazione è dare gli strumenti, i mezzi e soprattutto le risorse economiche. Quello che deve fare un sindaco è portare, magari dal 2010 che c'erano 750.000 euro investiti per il sociale, portare a 1.350.000 euro nel 2016, perché servono fatti, perché il sociale non va sbandierato come uno slogan elettorale, il sociale va fatto e si fa in silenzio, e questo è fare sociale prima di tutto. Sociale vuol dire aiutare tutte le famiglie che hanno bisogno,
Il sociale, le competenze del sociale, ho sentito anche parlare di lavoro-lavoro, come fa un sindaco a promettere lavoro che non è delle competenze del comune, la gestione del lavoro, ma lo è della provincia e lo è di altri istituti? Non si può sempre promettere, non si può sempre solo blaterare senza neanche avere un minimo di conoscenza di base. Il sociale è cercare di riuscire a sviluppare, fare dei progetti all'interno di questo territorio. Il sociale vuol dire essere presenti, il sociale vuol dire aprire un punto per la disabilità, l'unico punto aperto sulla disabilità, assistenza per i disabili, è in Abano Terme, aperto a 3 anni grazie al dottor Bruno Bonadimani. Quello è sociale. Il sociale, fare assistenza costante, il sociale, avere una persona che si dedica ad essa. E noi abbiamo avuto una grandissima, grandissima assessore che ha dedicato anima e corpo in silenzio, senza sbandierare i consigli comunali, senza fare nulla. Il sociale è fare, non è blaterare. Un attimo, prego. Siamo costretti ad ammonire i candidati Claudio e Rossetto perché ci sono state delle provocazioni anche precedentemente a questa domanda, non ci riferiamo solo a questa, quindi per piacere moderate i toni, perché alla prossima, come vi ha spiegato all'inizio serata, verrà dimezzato il tempo a vostra disposizione. Grazie. La parola al candidato Cosentino. Il sociale per gli anziani che hanno comunque una pensione, che hanno comunque il medico a domicilio che gli viene dato anche il pannolone. Ahimè, gli anziani hanno qualcosa e i giovani non hanno niente, zero, perché noi parliamo solo di giovani quando ci servono per il voto, perché devono servirci per il voto. Poi ce ne dimentichiamo, gli facciamo qualche passina, li facciamo ubriacare e li abbiamo contentati. No, il lavoro si fa quando io vado a promettere. Quando vado a promettere agli albergatori ti abbasso le tasse, dall'altra parte però gli dico tu mi assumi i miei ragazzi dell'istituto alberghiero, tu mi fai in modo di allungare per esempio il periodo di durata della stagione, così si fa sociale, si fa dando opportunità alla gente, si fa in modo di dare ai giovani lavoro, così non devono essere mantenuti dagli anziani che ormai non sanno più come arrivare a fine mese. Si rivedono i modi per avere le case che sono state date con sistemi sbagliati, per cui non è stato privilegiato l'italiano, l'aponese e chi ha pagato le tasse. Bisogna fare in modo di avere attenzione alle convenzioni con le parrocchie. Se non ci fossero le parrocchie non sapremmo dove mandare i nostri ragazzini e la gente non saprebbe come fare andare a lavorare alle 5 di mattina in albergo. In più bisogna avere, questo sì, l'attenzione per gli anziani, il modo di avere la possibilità di riportare una casa di cura, una casa di riposo qui sul nostro territorio, perché è quello di cui hanno bisogno gli anziani ed è quello di cui hanno bisogno i giovani che hanno i propri genitori che non sono sul territorio per potergli stare vicino. Questo vuol dire fare sociale. Verissimo che non vanno sbandierati ai 420 quello che si fa per sociale, per cui le persone che hanno ricevuto qualcosa di sostanziale lo sanno già. Noi cosa vogliamo dare, cosa vorremmo dare a questa città? Vorremmo dare un sostegno al reddito a tutte le persone che ne hanno veramente bisogno. Questo cos'è? Non è uno stipendio senza fare nulla, non è nulla di tutto questo. È un qualcosa che possa aiutare, magari dare i 100 euro per pagare le bollette, aiutare in maniera vera le persone. Questo si può fare, lo hanno già fatto anche in altri comuni in Italia del Movimento 5 Stelle. Un'altra cosa, lo sportello anticrisi, un'altra cosa che vogliamo attuare qui ad Abano. Che cos'è uno sportello anticrisi? È un posto dove la gente che ha una difficoltà, che può essere legata a una cartella di Equitalia, a una cartella delle tasse, a un documento che deve fare, magari non ha il computer in casa, ecco questo nel caso degli anziani che magari hanno delle difficoltà ad usare il computer e fare gli adempimenti fiscali diventa una cosa molto pesante. Cosa si può fare? Uno sportello anticrisi all'interno del comune gestito direttamente dalle persone che sono già stipendiate dal comune. Quindi consiglieri, quindi sindaco stesso che dà una mano veramente alla gente, quello che serve. Poi per sostegno al lavoro, allora
Il centro commerciale cosa darebbe? Darebbe lavoro, sì, a chi lo costruisce, a chi poi lo mantiene. Non è così che si fa. Qui il centro commerciale non serve, serve dare un sostegno alle attività locali già esistenti, prolungando magari in tempi, non facendo una zona pedonale magari a tutto tempo, però cercando di creare una zona pedonale a momenti, alla sera, al 8 litri, mi scusi, ma il sociale, lo so anch'io, sto arrivando al sociale, grazie. Sì, allora, il sindaco uscente, dopo aver comprato tutto, ci vuole anche dare lezione, tutti quanti, vabbè, è chiaro che nel lavoro, voglio dire, non legifera il sindaco, però facciamo un esempio molto banale per quello che riguarda il lavoro. Se l'ufficio di collocamento della provincia non è più ad Abano e i nostri lavoratori devono andare fuori, ciò non vuol dire che il sindaco non possa prendere una posizione su una cosa di questo genere, no? Anche se il lavoro non dipende direttamente da lui. Per quello che riguarda il lavoro mi viene in mente, non so, l'organismo bilaterale termoalberghiero, ci sono 600.000 euro appena su quella istituzione, e che aveva comunque un'importanza nel momento in cui c'era molta stagionalità, avrebbe dovuto avere anche una grande importanza sulla formazione dei nostri giovani, cioè sul ricambio generazionale anche del lavoro all'interno delle nostre strutture alberghiere. Quindi chiaramente il lavoro è una priorità, l'informa giovane sicuramente è uno strumento molto importante e va potenziato. Per quanto riguarda il sociale, non c'è solo ed esclusivamente il problema dell'assistenza alle famiglie indigenti, all'anziano solo. Qui c'è un mondo di associazionismo. Badate bene, quello che viene chiamato il terzo settore è quello che manda avanti l'Italia. Il volontariato è una risorsa talmente grande in tutto il nostro paese e in particolare anche nella nostra città che deve essere assolutamente valorizzato. Quando si sparano determinate cifre sul sociale, poi vado a vedere per esempio i contributi alle associazioni che sono assolutamente risibili. Allora io dico, a un certo punto bisognerebbe, oltre a sbandierare determinati risultati, anche andare a vedere nella realtà delle cose come tante realtà associative siano state assolutamente non considerate e non valorizzate. Credo che il terzo settore sia una risorsa fondamentale per la nostra comunità. Abbiamo finito i cinque macro temi, le cinque domande preparate da noi moderatori. Ora chiedo all'angolo, diciamo, social, ci sono domande da casa, da Facebook, Twitter? Sì? Prego Alessia. In Viale delle Terme, nelle zone vicine, molte case sono abbandonate, diroccate, piene di calcinacci. Cosa pensate di fare per migliorare la situazione? Grazie. La parola, se non sbaglio, al candidato Rossetto per continuare il giro. Stavolta avete un minuto e la domanda è molto più breve delle altre, quindi dovreste farci. Bisogna lavorare e sistemare tutto, ma finché si sta in ufficio si sistema niente, sono cose banali ma che danno la sensazione di quale amministrazione siamo amministrati. Allora, scelto la qualunque direbbe carriola per tutti, andiamo a prendere i calcinacci. Invece in realtà, se sono delle residenze private, non si può fare nulla se non fare una diffida e fare in modo che questi vengano a ripristinare. Dopo una diffida si fa al limite un'ordinanza e si impone la pulizia se è privato. Se è il pubblico si manderà una ditta ai propri cantonieri e si tirano su i calcinacci. Io credo che lungo Viale Terme non ci sia invece tantissimo degrado, ma vi è invece una problematica di arredo, di ristrutturazione e di sistemazione di tutto il Viale della Terme. Il primo stralcio partirà a breve con la sistemazione di Piazza Repubblica per avanzare fino al nostro Duomo. Io parto dal Viale delle Terme perché è la cosa più sconcia che noi abbiamo e i nostri turisti e anche i nostri cittadini hanno bisogno assolutamente
di vedere che questa città è collegata fra Abano, Terme e Bagni e abbia una storica. Devono non fermarsi più alla piazza Fontana, ma devono poter procedere, e pertanto la doppia carreggiata, una delle due, va eliminata, va fatta una pista ciclabile, vanno fatti dei giardinetti, vanno fatti e creati dei luoghi di aggregazione. L'altra parte invece può essere utilizzata dalle auto, possono ritornare per via Mazzini e la città viene così aggregata e viene unita. L'altra parte invece, per quanto riguarda evidentemente la parte del centro storico, bisogna incentivare, agevolare, e l'amministrazione può, tramite gli oneri e quant'altro, venire incontro ai cittadini per sistemare quello che è un arredo, che è un abitativo e un arredo urbano che è decisamente decadente e ormai dopo 20 anni ha bisogno di essere sistemato. Rispondendo sulla domanda specifica, penso che confermare quello che ha già detto il sindaco attuale sia reale. C'è un problema dovuto a problemi di abitazioni private, poco si può fare se non obbligarli con i metodi di legge. Cosa significa? Che vanno fatte le dovute procedure. Per quanto riguarda invece i comparti centrali, adesso siamo in campagna elettorale, adesso si comincerà a fare il primo stralcio, il secondo stralcio. Perché non si è fatto prima? Non lo so. Si è sempre pensato magari a fare qualcos'altro un po' più in vista. Questa zona qui è dimenticata da anni, vorrei dire, non so da quanto, probabilmente 50 anni. Soprintendenza regione, tutto quello che vuoi, però la mano del locale va fatta. Perfetto, grazie. Una riqualificazione della zona centrale, quello che stavo finendo di dire prima, appunto, un ricollegamento con una pista ciclabile, con dei momenti di transito solo pedonale per il viale delle Terme. Non tutto l'anno, non tutte le ore, però dare la possibilità ai turisti di spostarsi da Bagni ai comparti centrali. Grazie. Sì, allora la domanda mi sembrava non chiarissima, cioè se noi ci riferiamo alla necessità del recupero di alcune zone, una per tutti, il fronte strada, chiaramente è una cosa ormai che rimane lì da anni e che giustamente adesso per fortuna ci sono le elezioni e quindi magari qualche cosa si muoverà, come si sono mosse tante altre cose. Il problema però è avere una visione complessiva, cioè l'intervento deve essere fatto in una maniera che porti la zona ad un arredo urbano assolutamente di prima qualità. Per quanto invece riguarda l'altro aspetto della domanda, chiaramente ci sono delle zone, non solo Viale delle Terme, che forse andrebbero censite e sulle quali fare un ragionamento complessivo per evitare che esistano nella zona delle Terme comunque delle zone che sembrano assolutamente fatiscenti. Questo naturalmente comporta la necessità di investimenti, quindi però questi vanno considerati prioritari, perché ripeto, soprattutto per chi entra da Abano, dalla parte di Via Diaz o arriva da Stancarola o Via Battisti, chiaramente lo spettacolo non è di più edificante. Lo spettacolo è terribile e non si è fatto niente. Allora io credo che assolutamente la prima cosa da fare sarà quella di riuscire ad asfaltare tutta la parte della zona termale di tutto il centro, riqualificandolo con un progetto di arredo che sia però unitario, non sia fatto a spot e a iniziative non affidate a degli esperti. Però mi viene anche da pensare che se il centro è così, le periferie sono ancora peggio. E allora se continuiamo a dire che tutti hanno lo stesso diritto ad Abano,
io mi preoccuperei anche di riqualificare e di mettere in sicurezza alcune parti dei quartieri più periferici che sono messi veramente malissimo. L'altra cosa che secondo me va assolutamente incontro al problema del degrado e della sicurezza è il controllo della situazione della RES, perché non possiamo essere una città completamente impotente in mano ad altri. Abbiamo un'altra domanda? Sì, giusto. Dopo passiamo a quella del pubblico in sala. Allora, un attimo solo. Considerando che la viabilità non è necessariamente privata, ritenete possa essere utile non solo per i... Abbiamo un microfono che fa le bizze, quindi usiamo questo. Considerando che la viabilità non è necessariamente privata, ritenete possa essere utile non solo per i pendolari, studenti e lavoratori, ma anche per i turisti potenziare in qualche modo i collegamenti alla stazione ferroviaria di Abano? Sì, allora per quanto riguarda la stazione ferroviaria, il progetto è ed è stato presentato già 3 anni fa in realtà con il comune di Padova, la provincia di Padova, era quello di portare anche la linea del tram che finisce alla Mandria, portarla fino alla stazione di Abano con la realizzazione di un parcheggio scambiatore per poter così accogliere anche auto e collegarsi direttamente con il capoluogo di provincia. Inoltre è chiaro che deve essere maggiormente collegata con il centro cittadino con le abitazioni, quindi sotto questo profilo alcune problematiche ci sono state. La prima è che la strada romana è una strada di competenza della provincia e quindi anche la semplice realizzazione di un dosso o di una rotatoria passa attraverso delle procedure estremamente lunghe e complicate. Stiamo attendendo l'autorizzazione da 1 anno e mezzo per fare una rotatoria e un sovrapasso, un dosso di rallentamento e di attraversamento. Sono interventi che vanno fatti, sicuramente la stazione di Abano Terme può essere potenziata e valorizzata non solo con il progetto della metropolitana di superficie, ma anche molto semplicemente portando il tram fino alle porte di Abano che possa essere usato da pendolari, studenti e turisti. Beh, sicuramente va prima di tutto pulita la stazione di Abano. Secondariamente va potenziata, sono d'accordo, peccato che quando lei era sindaco di Montegrotto ha fatto di tutto per potenziare quella di Montegrotto e sminuire quella di Abano. Ora, bravo, giustamente facciamo il contrario, mi va bene. Comunque dobbiamo fare accordi con Padova e provincia, peccato che Padova non ci dialoghiamo, con Padova non ci dialoghiamo e litighiamo, con la regione meno che meno, quindi sarà un po' difficile riuscire a fare tante di quelle cose che io ho sentito fino adesso da parte sua. Per quanto riguarda, non sono ricatti, è la verità, per quanto riguarda la viabilità sono d'accordo che va migliorata, certo. Purtroppo le regole sono regole e questa è la seconda munizione, dopo il tempo a sua disposizione. Io non ho messo in discussione le qualità della persona, semplicemente le regole, ripeto, sono regole, ho il cartellino giallo facile, siamo gli arbitri della serata, quindi mi vedo costretto a dimezzare il tempo a sua disposizione. Sparare numeri a caso o avere tanti applausi che fa neanche questo sa la differenza. In realtà mi creda, un po' di umiltà, 5 anni di umiltà,
ha insegnato tutto a tutti. Abbiamo visto com'è cambiata la vita da noi. Abbiamo visto com'è cambiata la vita ad Abano. Infatti scriviamo sul giornalino: questa amministrazione farà le asfaltature, doveva farle 5 anni fa, le farà qualcun altro, le farà qualcun altro. Per piacere, grazie, per piacere, per piacere, grazie, per piacere, abbassiamo i toni, grazie, prima fila, signora, per piacere, per piacere, per piacere, sono costretto a chiamarlo a sicurezza, per piacere. Beh. La verità emerge di sicuro, ci saranno altre domande del pubblico su questa questione sicuramente. Appunto, a parte che lo... Ha ragione, se ci lasciate finire finiamo prima, però che lo dico. Grazie. Mi sa che mi sono perso un attimino, perché qui con tutta questa confusione, insomma, c'è una schiera molto folta di candidati qui. Va bene, la stazione, grazie Luca. Allora, potenziare la stazione ferroviaria, fino ad ora non si fermano più treni, per cui non so, quasi poco niente, serve poco potenziare la viabilità verso la stazione se la stazione non funziona. Fare qualche che
ci si basi molto sul lavoro fatto nei 5 anni precedenti, però non usiamolo come unico, come dire, come unica base. Ecco. Beh, io ringrazio ancora questi ragazzi che ci stanno chiedendo di rispettare le regole. E se siamo degli adulti, dentro le regole dobbiamo starci tutti quanti. Allora, secondo me è chiaro che abbiamo bisogno di una metropolitana in superficie, e se non riusciamo ad avere la metropolitana in superficie abbiamo bisogno che i regionali fermino di più, perché partire da Abano e andare a Padova sono 7 minuti. E allora è chiaro che abbiamo bisogno di ripensare un piano della viabilità con gli autobus. Il parcheggio scambiatore va benissimo, ma anche che l'autobus che arriva faccia il passaggio sulla stazione e poi torni indietro. Il problema degli autobus è diverso. Noi paghiamo molto di più di biglietto di altri paesi che hanno lo stesso chilometraggio. Il nostro biglietto non vale quando facciamo il trasferimento di bordo, per cui se arriviamo a Padova noi non possiamo usare come tutti gli altri. Allora perché due pesi e due misure? Altra cosa, non è pensabile che uno degli autobus che passa possa ogni tanto passare anche per Monterosso? Abbiamo intere zone che sono completamente disservite, per cui dobbiamo riequilibrare il servizio, armonizzarlo rispetto ai costi che ci sono nei paesi limitrofi, dare alla nostra gente la possibilità di un trasporto pubblico che sia efficiente, ed ovviamente in questo momento entrare in stazione a Padova c'è solo da aver paura. È inutile che perdiamo ancora tempo, ha ragione Ciro Francisci, è meglio passare alla platea perché le parole non hanno mai fatto niente. Gli ottimi oratori hanno sempre fatto una pessima fine. Bravo. Bravo. Adesso vi diamo la parola e Alessia e Lidia passeranno con il microfono, vi alzerete in piedi, direte il vostro nome e cognome, e vi ricordo che la domanda dovrà essere rivolta a tutti i candidati, altrimenti ci riserveremo di non... ricordiamo che le domande non possono essere fatte dai candidati consiglieri, e i candidati sindaci hanno un minuto per rispondere alla vostra domanda. Qualcuno vuole fare una domanda? Sì, dal pubblico? Quel signore lì, con la camicia azzurra, la manetta azzurra. Nome, cognome e domanda per tutti e 6. Grazie. Buonasera a tutti. Il centro commerciale vicino a Piuno. Piedi! Purtroppo abbiamo un problema con l'audio del microfono. Facciamo così, se vuole venire qui gli passiamo il microfono direttamente. È più comodo, più caldo, perché abbiamo un problema col microfono audio. Signore, scusi, se vuole venire qui facciamo prima e riusciamo a far sì che sentano tutti la domanda. Sì, ma non la sentono in sala purtroppo. Quindi. Grazie. Buonasera a tutti, Alpe Libro. Il centro commerciale vicino a Piuno non è un po' fuori luogo vicino alla discoteca? Inizia il candidato Cosentino, se lo ricordo male, per i turni. Sì, il centro commerciale è fuori luogo. Il centro commerciale è fuori luogo, punto, non tanto la location, visto che andrà a di fatto portare via letteralmente dal nostro centro la clientela, e quella che invece vuole venire a passeggiare verrà concentrata lì, perché ovviamente uno va in un centro commerciale, mangia, si veste, si diverte e poi se ne va via. Per cui il centro commerciale è una sciagura. Messo là, tutto sommato, è la cosa meno peggiore, perché almeno uno ha la bretella e non va a caricare di traffico la città. Però ribadisco, è il centro commerciale che non va bene, non la posizione.
centro commerciale, l'avevo già detto prima, concordo con il centro commerciale non va fatto. Vicino alla discoteca non cambierebbe nulla, forse sarebbe il male minore farlo vicino alla discoteca, tanto cosa cambia la discoteca? La viabilità sarebbe anche buona, ma noi non vogliamo costruire e portare fuori le aziende che attualmente lavorano ad Abano, portarle in un centro commerciale, non ha senso, devono continuare a vivere, a funzionare e a dare lavoro, perché se le aziende locali, i negozi, i nostri, tutto quello che è presente sulla passeggiata ad Abano e fuori dalla passeggiata deve essere valorizzata, questo potrà dare lavoro, potrà dare un miglioramento della vita, una risposta sul sociale. Basta, centro commerciale no, assolutamente. Allora, la domanda è così come è stata formulata dal signore in sala, cioè sembrava riportarlo più al suo posizionamento nei confronti della discoteca. Credo che le argomentazioni che sono state fatte dagli altri candidati in parte mi trovano d'accordo, cioè a dire che i contro sono più dei pro. Bisogna però vedere la situazione oggettiva e studiare esattamente che cosa nell'iter amministrativo era già partito rispetto a questa situazione, per poi vedere quali tipi di calibrazione si possono fare, perché noi abbiamo assistito a sindaci che promettevano di non fare inceneritori e poi nel momento in cui si sono trovati di fronte a una situazione già fatta, preconfezionata, hanno dovuto comunque continuare cose che non erano magari state da loro decise. Quindi più contro che pro, ma un'attenta valutazione poi della situazione oggettiva dell'iter amministrativo di questa operazione, per non fare pericolosi autogol. Allora, credo che l'opposizione si sia sempre definita contraria per 5 anni al centro commerciale, ma non è tanto una posizione nostra. Io credo che siano i commercianti di Abano. I commercianti di Abano hanno fatto una lotta incredibile e hanno chiesto anche un appello in sovrintendenza, perché il centro commerciale non serve lì, abbiamo bisogno di difendere un commercio al minuto di alto livello dentro il nostro territorio, abbiamo diverse possibilità nelle situazioni limitrofe di poter accedere per comprare quello che serve e soprattutto abbiamo un vincolo, abbiamo una villa che aveva un viale e che è un vincolo territoriale importantissimo, per cui io credo che non possiamo far finta di niente. Noi siamo contrari, appunto, però bisogna vedere da un punto di vista dell'iter amministrativo cos'è che si può fare concretamente adesso. Io credo che sia troppo tardi ormai, perché per paura poi che succeda qualcosa hanno cominciato i lavori e c'è un esposto al TAR che deve essere ancora visto, però credo che ormai chiudiamo la stalla quando i buoi sono scappati. Questo è un problema molto grosso, evidentemente non dipende da nessuno, ormai va fatto, però si doveva tenere presente almeno farlo in una maniera ridimensionata, cioè che fosse un supermercato, non una cittadella con tutti i negozi, che poi non sono né pesce né carne, è inutile portare le firme. Che firme vuoi portare sul suo mercato? Bisogna riqualificare Abano, via gli appelli, che c'è già la piazza Viale delle Farme, queste sono, ma le firme in supermercato, con tutto il rispetto, poi ti trovi di prima, di seconda e terza. Cioè, è tutto tempo perso per niente, e il tempo dobbiamo adoperarlo in altre cose più serie, perché qui non si fa più niente. Anno 2001, sindaco Pilone approva la variante PRG con la previsione dello spostamento dell'ali per via Previtali. Presenti, sindaco Pilone, Bruno Fabri, Leonora Bison, Flavio Mangiolino, Giovanni Ponchio. Anno 2002, sindaco Ponchio approva la variante PRG con aumento di cubatura fino a 151.000 metri cubi. Non toglie la previsione centro commerciale di Romana Ponisse. Presenti, Ponchio, assessore Pilone, Giovanni Amato, Bruno Fabri, Davide Fagione, Andrea Bronzato, Paolo Guru, Flavio Mangiolini. Anno 2007, sindaco Bronzato, con Cosentino assessore, provano la variante del PRG inserendo nell'area del centro commerciale la dicitura GS, grande struttura di vendita.
dice. No, 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 non si può replicare, passiamo alla domanda successiva. Dal pubblico, domande non candidati consiglieri. Purtroppo non possiamo dare replica, altrimenti non ci siamo quei tempi. No, è questo, se volete fare una domanda. Sindaco, le concediamo 15 secondi in più per dire se è d'accordo o meno sulla domanda del signore alla fine.